Io ho un ricordo bellissimo di Luca, delle sue scarpe, che arrivò con un paio di zoccoli di gomma con sulle farfalline. E io ho detto, caspita, poi ho capito tutto. Quando ho visto il suo show ho capito tutto. Ho capito questa grande personalità, questa capacità di portare le favole in scena. E devo dire che è stato una delle persone che un attimino mi ha, a livello coreografico, dico, lo guardi, dico, quest'uomo c'ha questo cervello che macina cose, vede cose. Lisa Gerrard, Manu è guai, quando ha sentito Lisa Gerrard poteva impazzire nel camerino, un uomo sta usando Lisa Gerrard, geniale. E poi mi ricordo le sue ragazze, Annalisa, a cui, vabbè, abbraccio perché so che mi sta magari guardando in questo momento, la Terry. E la Terry è pazzesca, no, a me questa cosa non viene, poi la faceva benissimo. E le Barbare, tutte e due, stupende, impegnatissime, mi facevano sudare, perché partivano che sembravano... Pierino, ok? Pierino, così, e poi dopo andavano, partivano alla fine della lezione. E niente, poi ho dei ricordi bellissimi dell'aiuto che mi hai dato e che continui a darmi quando vieni ai miei congressi. Non so mai dove metterti, dunque, Luca, mi devi accorciare lo show. Perché? 2, 12, 13, 15 minuti, dove lo metto questo show? 12, 13, 15 minuti è un musical. Non posso, perché se tolgo il cantato poi non è il ballato, poi se tolgo il ballato non mi rimane il cantato, come non ti rimane il cantato? 140 minuti di coreografia. Comunque alla fine mi ascoltava, toglieva 60 secondi proprio da qualche parte che non me ne accorgevo neanche. E quest'anno gli ho detto, quanto dura il tuo show? Mi ha detto 8 minuti, ok, chiudi il venerdì. Tu chiudi il venerdì, così almeno lo spazio è tuo, eccetera eccetera. E ora fa gli anni, quanti sono? 10 anni. Cavoli, è bello perché vedi, nell'arte non si invecchia. Questo. Si ringiovanisce se ti impegni e se li ami veramente con passione. Ragazzi, io vi abbraccio, vi do tutte le ragazze, vi voglio bene, lo sapete, un applauso a Luca per i suoi 10 anni e a tutta Zona Latina, vi voglio bene. A la Zona Latina, le parte de servidor que les habla, si puedo decir algo, pienso que en español es como único puedo expresar lo que he visto y lo que creo de este grupo, que cada vez que lo veo, cada vez que se presentan en alguna manifestación donde estoy, tengo la oportunidad de participar, he visto siempre mucha profesionalidad, mucha arte, sobre todo siempre una lógica y un mensaje en cada show, en cada espectáculo que ustedes hacen. Así que yo los exhorto a seguir trabajando así, de esa forma. 7 segundo mes, uno de milioni di gruppi italiani. Per quanto riguarda a chi tratta temi come musical, è tutto la interpretazione, è tutta la rappresentazione di quello che è il vero show. Quindi io vi auguro tantissimi altri anni di successo da parte di Mike Fong para Zona Latina e tutta la gente di Brescia. Mi è sempre piaciuto di Luca il fatto che quando io sono uno che accetta sempre e volentieri le critiche quando queste sono costruttive, anche quando non quella cosa non mi è piaciuta, ma sicuramente secondo me devi lavorare su questa cosa qua per cercare ancora il top, visto che comunque, legandomi al discorso di prima, lui è molto portato sul fatto di sfruttare il massimo di ogni situazione, quindi penso che quando avrà visto delle mie performance o dei miei spettacoli, Luca avrà notato anche lui dove poteva essere il massimo di Fernando Sosa o di Tropical Jam, quindi, o di Fantasia. Quando ha visto Fantasia la prima volta, lui era presente e mi ha fatto una critica nella quale io mi sono appoggiato molto, e in effetti lui lo sa che il musical si è chiamato musical realmente tempo dopo, perché è stato aggiunte delle cose
ha partecipato anche lui con queste critiche qua, senza passare, senza andare nei dettagli, però lui quando l'ha visto la prima volta ha detto potenzialità impressionante, però manca questo, questo e questo per chiamarsi musical veramente. Poi niente, ogni tanto, quando io di solito lo vedo sempre a Brescia, no? Quando faccio le date nel bresciano, arriva sempre Luca, no? E mi dice, secondo me puoi mettere un dito che ti esplode a un certo punto, metti da qua, e mi arriva con queste idee strane, tipo c'è la parrucca che quando entri vola e si esplode in mille colori, allora mi dà sempre queste, anche queste, secondo me devi fare quello. Allora, mi piace il fatto che uno pensi delle cose per me, per migliorare, cioè mi piace, mi fa piacere che ci sia sempre stato questo rapporto, questa cosa che quando c'era da dire la cosa seria, c'è una cosa seria, quando c'è da dire magari la cosa anche sul comico, anche sul costruttivo, diciamo, per ridere, c'è sempre stato questo rapporto. E allora diciamo che chi lo sa, magari in un domani Zona Latina e Tropical Gen si potranno magari unire per un grosso spettacolo. In bocca al lupo a tutti. Ciao. Ma quanta bella gente, guarda là quanta gente! Bianchetti, la serata è piena! Quindi non ti lamentare sto giro, che guarda quanta gente che c'è, ce l'hai tutta lì, ce l'hai. Non chiedere sconto agli artisti che ti hanno portato un bordello di gente, per favore. E la fattura questa sera non te la possono fare, ok? Non ce l'hanno dietro, quindi te la portano la prossima settimana. Comunque, un saluto a Bianchetti, un saluto a tutta la gente che è lì a vedere lo spettacolo con questo gran lavoro da parte di Zona Latina. Cosa ne pensi di Zona Latina, Titi? Cosa ne penso? Una grande compagnia di danza, grande tecnica, bravissimi ballerini, grandissimi persone umane. Che bel italiano che hai, eh? È la tua vicinanza che mi contagi, mi metti ansia. Parla a te allora, vai. Vabbè, che dobbiamo dire? A parte la bravura comunque, che tecnicamente si vede che continuano a studiare con vari artisti, comunque a livello mondiale, stanno cercando di uscirne fuori in questo senso, perché non è così facile come si pensa di girare a livello mondiale. Hanno delle buone tecniche, hanno un buon sapore, hanno voglia di emergere, hanno voglia di lavorare e tanta passione, questo è importante. Soprattutto il pregio che secondo noi è il più importante, l'umiltà, e questo fa sì che loro possano andare avanti nel tempo e di conseguenza divertirsi e far divertire la gente. Quindi dopo che abbiamo già finito, siamo così stati, abbiamo chiuso di brutto, proprio così. Quindi che dobbiamo dire? Buon proseguimento, buone cose a tutti, e dal pugliese Filippo Titi, un saluto a tutti, un saluto a chi? A Bianchetti. Bianchetti, ciao! Ciao. E un saluto a Zona Latina, grazie a tutti. Ciao! Ciao.